Signor Aiello, l'ispettore Giordano ci ha detto della sua intenzione di collaborare con noi. Pertanto noi vorremmo che lei ci raccontasse tutto quello che sa a proposito della questione dei rifiuti, agli illeciti ad essa collegati. La vicenda ha inizio quando si doveva costruire la superstrada che unisce Caserta a Napoli. E siccome c'era circa 250 ettari di terreno da scavare, abbiamo pensato che era un buon business scaricare fusti e casse che venivano da fuori, buttare tutto cosa là dentro e coprire con l'asfalto. Questo vuol dire che la superstrada è stata fatta su un deposito di materiale nocivo. Sì, signore. Che tipo di rifiuti venivano sversati là dentro? Fusti che venivano dalle fabbriche, residui di vernici. Solventi. Sì, rifiuti tossici, fanghi industriali. E i camion venivano da tutta Italia. L'ispettore Giordano ci ha accennato a dei rifiuti radioattivi. Sì. Dove? Sempre vicino alla superstrada, in un terreno di proprietà di Jacopillo, lungo la Domiziana, sono stati scaricati rifiuti di ogni genere. E quello che si occupava di tutto questo era l'avvocato Russo. Ma vi sarà stata una decisione, no? Quando quello dei rifiuti è diventato uno dei settori di attività dei clan? Ma fino anni 80, inizi anni 90, praticamente quando cominciarono ad arrivare i soldi nelle tasche dei politici amici nostri. Vuole dire nelle tasche dei clan? Sì, tanto fa lo stesso, la stessa cosa. Perché è la stessa cosa? Ma perché non è la stessa cosa? Quanta roba ci avete portato? Quei faldoni c'è tutta la documentazione, intercettazioni, foto, analisi. Spero di aver messo tutto, insomma. Avete fatto un lavoro impressionante. Queste carte peraltro ci dimostrano il coinvolgimento di Pomarico e tutti i clan di Casale Campano e ci permettono di inchiodare l'avvocato Russo. Il broker dei rifiuti, come lei lo definisce. Esattamente, sì. Una cosa mi preoccupa però. Aiello ha fatto delle rivelazioni molto importanti, ma è un pentito. Lei lo sa meglio di me. Questi ritrattano spesso, cambiano versione. Insomma, mi sembra un rischio basare il procedimento di un collaboratore di giustizia. Non si preoccupi, non ritratta. E comunque lui ha solo confermato quello che noi abbiamo già scoperto. Bravo Marco. Grazie. Bella voce. Mi raccomando, eh. Bravi ragazzi. Grazie. Ottimo lavoro.